tempo abbiamo sofferto si è sofferto però il secondo tempo dopo il pareggio abbiamo spinto abbiamo creato non siamo stati bravi e cinici a sfruttare alcune occasioni e poi abbiamo subito un gol in maniera molto eh, tra virgolette mh, irrisoria e quindi quello ha compromesso un po' la gara Sono venuti qui con altre, con altre ambizioni sapevamo che oggi l'importanza dei punti era fondamentale perché avremmo dato slancio alla classifica e... È confermato la buona prestazione, il risultato di domenica scorsa. Purtroppo, questo non è avvenuto. Bisogna rimboccarci le maniche e lavorare. Anche perché sabato si rigioca e quindi c'è da fare perché il campionato è talmente equilibrato e quindi ci sarà modo e, e tempi per discutere di questa prestazione. Speriamo del primo tempo e, e lavorare già da lunedì. e Oggi i ragazzi hanno risposto. Eh, sono contento per loro. Sono orgoglioso per loro. Che so quanto soffrono, quanto voi, quanto noi. Eh, non, eh, non vincere le partite che magari potevi vincere se mettevi quel pezzettino in più. Eh, e oggi sono contento per loro, per la soddisfazione che si sono regalate e che hanno regalato. La squadra che ha fatto una prestazione da squadra, da gruppo, ehm, si è sofferto giusto. Contro una squadra che, appunto, vince il campionato direttamente. Eh, perché, poi, certe volte si sottovalutano gli avversari. Sembra che il Catania debba vincere ogni partita 3-0. Questo è un campionato che. I risultati non solo nostri, ma anche delle, delle altre squadre, lo dimostrano: un campionato imprevedibile, da non ci sono certo partite facili. Eh, regalare un derby ai nostri tifosi e regalarcelo è stata una bella soddisfazione oggi.